Ciao amici, oggi voglio farvi vedere uno zaino della Mountain Top da 80 litri. Secondo me ha un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale, quindi non vedo l'ora di mostrarvelo e di parlarvene un po'. Eccolo qua. Come già saprete, spesso per avere uno zaino di qualità, quindi con buone cuciture, buone cerniere, tessuti che non si strappano alla prima uscita, bisogna spendere parecchio, anche oltre i 100 euro, ed è questo il problema. Non tutti se lo possono permettere, però tutti quando vanno in giro, magari vogliono passare una notte fuori, hanno bisogno di portarsi roba e hanno bisogno quindi di uno zaino di ottima qualità e capiente. Per fortuna non è questo il caso, infatti lo zaino costa al di sotto dei 100 euro, è un 80 litri, quindi è molto capiente, potrete usarlo in un sacco di situazioni. E vorrei ora farvelo vedere nel dettaglio. Ho fatto davvero tanta fatica in realtà a riempirlo, perché 80 litri in questa stagione sono parecchi. Cioè non sapevo proprio cosa portarmi. Sono abituato a zaini più piccoli, fino a 50-60 litri. E in questo momento non avevo proprio idea di che cosa avrei dovuto portare. Non avevo bisogno di tenda, sacco a pelo per fare il video, quindi... alla fine ho trovato una coperta di lana gigante e l'ho buttata dentro, e in questo modo evito che lo zaino mi si ammosci tutto, perché sì, ha lo schienale rigido, però per quanto è grande diventa una sottiletta praticamente, quindi non mi sembrava il caso di mostrarvelo tutto vuoto, brutto, moscio. Quindi l'ho riempito così con le prime cose che ho trovato e ora posso farvelo vedere senza problemi. La cosa che mi piace tanto di questo zaino è che ha davvero tante tasche. Molti zaini, anche di più piccole dimensioni, hanno 2-3 scompartimenti massimo e alla fine devi buttarci tutto dentro. E in quel caso è un casino, perché le cose di sopra scendono, le ritrovi giù, le cose di sotto salgono, si ribalta tutto mentre cammini e non trovi più niente quando ti servono. Mentre questo qui ha 2 tasche qua, quelle laterali, una davanti, e persino il vano principale ha un setto per separare il tutto, quindi è davvero molto spazioso ma ben organizzato e ritroveremo sempre tutto quanto nel momento del bisogno. La prima cosa che si nota di questo zaino è che ci sono un sacco di cinghie esterne per poter attaccare roba fuori e quindi evitare di sprecare lo spazio all'interno o di occuparlo subito con la nostra roba. Ad esempio, ci sono queste 2 cinghie qui anteriori, ci sono queste altre 2 cinghie qui al di sopra, che ovviamente si possono allargare. Ecco qua. Ci sono le cinghie di compressione laterali, che possono essere benissimo usate per metterci ad esempio un materassino, sia da un lato che dall'altro. Poi ci sono questi ganci qui per poter portare ad esempio i bastoncini da trekking, sia da un lato che dall'altro. Anche qui ci sono questi ganci. Poi girandolo si può notare che ci sono questi ganci qui, quindi insomma davvero tanti modi per poter portare la nostra roba al di fuori e non avere tutto quanto lo spazio all'interno occupato. Passiamo ora alle varie tasche. Superiormente c'è questa grande cerniera qui e quindi avremo accesso subito ad una bella tasca molto ampia. Poi, aprendo lo zaino, noteremo subito che internamente ce n'è un'altra di tasca, questa qui in rete, sempre chiudibile con una cerniera. Lateralmente, come diciamo per tutti gli zaini, ci sono 2 tasche per poter portare bottiglie e roba del genere. Purtroppo però non sono molto spaziose, devo dire la verità, e infatti non ci entrano bottiglie da 2 litri ma massimo da 1,5 litri. Questo è una borraccia da 1 litro e volendo, se non vogliamo sprecare lo spazio qui, potremmo comunque usare la retina qui in basso, dove ci sta benissimo una borraccia.
Queste tasche comunque in ogni caso ci sono sia da un lato che dall'altro, quindi potremo portare comunque abbastanza acqua. Frontalmente, senza dover aprire tutto lo zaino, c'è una bella tasca molto ampia dove già potremo mettere un sacco di roba. Come vedete arriva qui la mia mano, è molto larga e non so, ad esempio vogliamo mettere il cibo qui in modo tale da tenerlo separato da tutto il resto e avremo subito accesso a tutto quanto. Poi c'è questa cerniera qui per chiudere e direi che è un'ottima tasca per portare cose di grandi dimensioni già. Non contenti, sulla cintura lombare avremo altre due tasche, una da un lato e una dall'altro. E qui potremo mettere le cose che ci servono più spesso e che quindi non dobbiamo poi andare a cercare nello zaino, buttate, dobbiamo toglierci tutto. Potremo mettere, non so, il portafoglio, il cellulare, le chiavi, da un lato e dall'altro. Qui addirittura ci entra la custodia degli occhiali e c'è ancora un sacco di spazio. Quindi davvero tante possibilità per organizzare i nostri oggetti. Le tasche in giro sono finite, però c'è ancora quella principale. L'accesso più ovvio è quello da qua sopra, però per poter prendere una cosa qui sotto senza dover stare a uscire tutto, mi piace un sacco sta cosa, avremo una cerniera, quindi potremo aprire lo zaino in questo modo come un borsone praticamente e prendere quello che ci serve. Questo è il copertone di lana che avevo detto, e non solo, comunque si può aprire anche sotto questa parte qua. Perché questo? Perché avremo qui questo setto che andrà a separare questa camera unica. Chiudendo questa cerniera qui, praticamente avremo due stanze separate. Qui potremo metterci ad esempio il sacco a pelo o il materiale che ci serve per cucinare, il pentolino eccetera, e qui sopra altra roba. Quindi come vedete è molto spazioso, ma non finisce mai di darci varie possibilità per organizzare tutto il nostro necessario. Qui c'è questa tasca dove poter mettere quello che vogliamo, ma principalmente una sacca idrica. Qui potremo mettere una sacca piena d'acqua per poi far uscire il tubo da qui. C'è questo buco dove c'è scritto H2O tra l'altro, da cui potremo far uscire il tubo. Nonostante il tessuto già di questo zaino sia resistente all'acqua, compreso nel prezzo, quindi già con lo zaino, arriva anche in questa tasca un parapioggia, quindi potremo riparare in caso di pioggia il nostro zaino. Se lo zaino non è completamente pieno, quindi con la roba che esce da qua, c'è un problema ed è una delle poche cose che non mi piace di questo zaino, ovvero chiudendolo, anche se andiamo ad accorciare al massimo queste due cinghie, la parte di sopra se ne andrà sempre in giù, scenderà e si scoprirà tutto quanto. Insomma, c'è questa apertura qua che non mi piace proprio da vedere. Poi se dovesse piovere entra un po' d'acqua, poi iniziano a cadere tutte le cose, gli insetti, i rametti, la polvere, e invece dovrebbe stare fisso così fermo. Però se non lo riempite al massimo questo non succede. Questa purtroppo è una delle poche cose che non mi piace di questo zaino. Secondo me le imbottiture degli spallacci e dello schienale potevano farle un po' meglio, un po' più imbottite, con una forma un po' diversa, però tutto sommato non fanno schifo. Infatti, secondo me, sfruttando prima di tutto la cintura lombare e quella pettorale e poi le tante cinghie di regolazione, si può rendere lo zaino anche abbastanza comodo. Prima di tutto vado a stringere qua,
Poi gli spallacci. E per non avere il baricentro sbilanciato indietro, avvicino lo zaino con queste cinghie qua. Quindi ora lo zaino, grazie alle cinghie di compressione, è compatto. L'ho avvicinato a me. Gli spallacci sono della giusta misura e il peso è tutto qui sulle anche, quindi sul bacino. Non mi affatica troppo sulle spalle e devo dire che è abbastanza comodo. Ovvio che con un peso molto molto maggiore per più giorni la fatica si sente, però ricordatevi sempre che l'avete pagato meno di 100 euro. Tra l'altro qui la cinghia pettorale, come vedete, ha anche un fischietto. Ho fatto piano perché altrimenti distruggevo il microfono e le vostre orecchie, però vi assicuro che funziona, anzi, ecco, spero non siete diventati sordi. Per quanto riguarda i materiali, in particolare questo nylon qui di tipo ripstop, devo dire che anche se è leggero e sottile, resiste molto a questo tipo di vegetazione mediterranea, quindi con spine, rami e foglie molto dure. Le cerniere sono fatte bene, resistono, sono molto scorrevoli, quindi penso che dureranno nel tempo, anche perché fino ad ora, dopo mesi, continuano a funzionare. E per finire le cuciture, anche le cuciture sono fatte molto bene, sono salde, non ci sono fili che escono qua e là, quindi secondo me questo zaino durerà per parecchi anni, ci accompagnerà per molte uscite. Mi ero dimenticato di dirvi le dimensioni, le leggo perché non me le ricordo. Allora, sono 83 cm per 36 per 25 e il peso, diciamo, vuoto, dato che è molto grande e ha lo schienale rigido, arriva a circa 2 kg. Siamo giunti alla fine. Spero di essere stato abbastanza esaustivo e quindi di avervi spiegato nel dettaglio le caratteristiche di questo zaino. Io lo ritengo veramente eccezionale, quindi ringrazio la Mountain Top per avermelo mandato. Sono stato fortunato perché in realtà non ne avevo tanto bisogno di uno zaino così grande, non l'ho mai preso per questo, non li uso di così grandi. Come ho detto prima, fino a 50-60 litri già mi bastavano. Però, siccome non ce l'avevo, non avevo intenzione di prenderlo, averlo avuto così è un'ottima cosa, quindi li ringrazio moltissimo. Io, dopo averlo provato, ve lo consiglio perché è un ottimo zaino, davvero, ottime imbottiture alla fine, non sono perfette, però lo zaino è comodo, ha ottimi materiali, non pesa troppo, è spazioso, quindi mi sento di consigliarvelo. Tra l'altro, la cosa bella è che non c'è soltanto questo modello, ce ne sono davvero tanti di varie misure. Ci sono, che ne so, dai più piccoli 30-35 litri fino ai 50-60-70. Quindi ci sono davvero per tutti quanti, per tutti i tipi di uscite. Vi lascio qui in descrizione i vari link di Amazon per qualche zaino, non soltanto di questo, in modo tale che possiate trovarli facilmente, e spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo. Ciao!